3 errori che non devi commettere prima di un allenamento. Sono Filippo Ongaro, ideatore del metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale e all'aumento della prestazione. Ti invito a iscriverti a questo canale e anche a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornato sulle novità. Allenarsi è senza dubbio una scienza, non è una cosa che può essere gestita con improvvisazione. C'è una grande differenza, ne ho parlato spesso, tra attività fisica e allenamento. Ed è proprio questo, l'attività fisica è muoversi senza avere un particolare programma o un particolare obiettivo. Invece l'allenamento eh, vuol dire costruire la propria attività fisica in maniera molto dettagliata, come se fosse un dosaggio preciso di stress che devi mandare al tuo organismo per ottenere un risultato specifico. Um, è molto importante capire questa differenza. Non perché si debba in qualche modo rimanere scioccati e dire: Oddio, allora non fa per me, ma perché è necessario tenere presente che se si affronta l'allenamento in maniera approssimativa, difficilmente si ottengono grandi risultati. E questo è un peccato perché. Eh, le persone che passano proprio mentalmente dalla semplice idea di fare movimento all'idea di allenarsi con serietà impiegano un sacco di risorse e un sacco di tempo, ma spesso non hanno dei risultati così favorevoli perché non si sono preoccupati più di tanto di capire quali sono i meccanismi che devono imparare a regolare. Uno tra tutti è proprio come misurare il carico di lavoro in funzione degli effetti che vuoi ottenere e se ti interessa questo specifico argomento qui nella descrizione trovi il link ad un video che parla proprio di questo, cioè di come misurare il carico di lavoro. Occorre fare le cose giuste, per stimolare il corpo ad avere una risposta specifica che noi desideriamo occorre fare le cose bene. E molto spesso gli errori che si fanno nell'allenamento devo dire che sono abbastanza banali, eh, avendo avuto ormai eh, parecchi anni di esperienza con lo sport, anche io personalmente, eh, ma non perché sia un super atleta, ma semplicemente perché è una delle cose che mi ha eh, sempre interessato molto ed è uno dei motivi per cui ho finito col fare quello che faccio. Eh, però mi accorgo appunto che questa tendenza a commettere errori non è più di tanto migliorata nel tempo, uno tra tutti, quello di mettere in palestra quando ci si allena con i pesi dei carichi che sono assolutamente eccessivi e che vanno a discapito dell'esecuzione del movimento, in realtà in palestra quello che vuoi ottenere è uno stimolo specifico su una serie di muscoli e non dimostrare che alzi più carico di quello che sta nella panca a fianco alla tua, quindi questi piccoli errori ehm, spesso legati un po' all'ego di voler far vedere quanto bravo sono eh, portano l'atleta fuori strada. Ci sono però una serie di cose che eh, si possono in qualche modo identificare in maniera più chiara e che riguardano proprio il come prepararsi ad un allenamento, ossia degli errori che dovremmo cercare di evitare prima di affrontare l'allenamento quotidiano o biotrisettimanale che sia. Il primo punto che ci tengo a sottolineare è non possiamo iniziare già stanchi. Tantissime persone affrontano con buona volontà, non è assolutamente né un giudizio né una critica, l'allenamento nelle ore tardive della giornata. A volte è impossibile fare altrimenti, ma allora bisogna cominciare a preoccuparsi un pochino prima della condizione fisica in cui andrò a fare l'allenamento. Perché se non hai mangiato, se non ti sei riposato neanche 5 minuti, arriverai che l'accumulo di stress è già molto elevato. In questo caso il consiglio che ti do se questo accade saltuariamente di ridurre un po' il carico di lavoro durante l'allenamento, cioè se arrivi e senti che sei stanco fai un po' meno. Ma il problema è che certe volte questo è il meccanismo quotidiano, cioè succede ogni giorno quando vai a allenarti. Allora in questo caso è davvero fondamentale fare uno spuntino prima dell'allenamento, circa mezz'ora prima, dove mangi un po' di carboidrati, che potrebbero essere anche carboidrati veloci come la frutta, e eh, magari della, della, della frutta secca anche e degli aminoacidi che possono aiutare i muscoli ad affrontare il carico di lavoro. Um, Un'altra cosa secondo me molto utile è la ricarica mentale, cioè se arriviamo troppo stanchi mentalmente all'allenamento rendiamo molto poco, in questo caso è molto interessante imparare a fare una meditazione anche di 3-4 minuti, 5 minuti che può essere fatta come primo gesto dell'allenamento proprio per ritrovare la giusta concentrazione, il giusto focus mentale che è poi quello che serve per fare un allenamento che sia veramente efficace. Um, un altro errore è partire in maniera troppo brusca. Anche questa è una cosa che eh, tutti sanno, perché tutti sanno l'importanza del riscaldamento, dell'allungamento, però tutto sommato si vede abbastanza raramente. Quindi anche qua facciamo attenzione perché partire in modo troppo brusco con l'allenamento può essere il come dire, il modo migliore per farsi del male, quindi fare un buon riscaldamento, allungare i muscoli, lavorare un pochino sulla mobilità di quelle aree del corpo che andrai ad usare nell'allenamento è molto importante. Un'altra cosa che trovo sia abbastanza sbagliata e da non fare in ottica appunto di ottimizzare l'allenamento è cambiare orari continuamente perché il corpo eh, necessita di progressione per eh, avere dei risultati, questo è evidente, ma necessita anche di una certa regolarità e se si cambia continuamente il momento in cui ci si allena, un, risulta essere un po' più difficile per l'organismo recepire in maniera positiva quello stress e rispondere adattandosi, eh, appunto, rafforzandosi in un certo senso. Quindi anche Cercare di regolarizzare i propri allenamenti in termini di tempistica è un'altra cosa molto importante ed è importante anche emotivamente perché sai quando è il momento in cui devi dare il massimo della concentrazione per quello che riguarda lo sport ed è sempre lo stesso momento nel corso della settimana. Ecco, tutto sommato, tutto questo ruota sempre attorno a un tema fondamentale che è il rapporto tra... Carico di lavoro e recupero. È un rapporto che chiunque voglia fare sport bene deve effettivamente eh, cercare di ottimizzare. Il recupero è fondamentale, ricordati che se l'allenamento è il momento in cui scuoti il corpo, lo colpisci col carico di lavoro, il recupero è il momento in cui il corpo reagisce e si rafforza. Quindi stai sempre molto attento a gestire questi due elementi con intelligenza.